Deacon, ci sei? Deacon, sono Sara, devo parlarti. Ehi, sì, sì, ci sono. Sembri di buon umore. Ci siamo. Il sequenziatore del DNA era il frammento mancante. Sono pronta, Deacon. Sono pronta a testare il mio siero. Wow, ok. Come posso aiutarti? Ti spiegherò quando sarai qui. Chiudo. Aspetta, ne vorresti uno vivo? Non posso testare soggetti morti. Tieni. Questo cos'è? Un sedativo speciale. Catturane uno e portalo qui prima che si riprenda. Ci sono molto vicina, Deacon. Manca poco. Sì, signora. Deacon, rispondi. Sto andando a cercare la larva che mi hai chiesto. Bene, ma me ne serve una specifica, chiaro? Aspetta un attimo, una larva specifica? C'è un vecchio rifugio a sud, non distante dalla Rim Drive. Ora ospita un'intera colonia di... larve. D'accordo. Ok, contattami quando sei sul posto, chiudo. Una colonia di larve. Io non vedo l'ora. C'è John, rapporto. Ehi, capitano, sono in missione per il tenente Whittaker. Sono impegnato ora. Ricevuto. Contattami quando è finito. Siamo pronti a testare l'arma di Weaver. Chiudo. Oh, merda. Pensa che Sara non riuscirà a battere sul tempo Weaver. Sara, sono qui. Bene, devi cercare una ragazzina con una maglia rossa. È una di quelle maglie con i gattini dei Mici Amici. Strano che il colonnello non abbia già bruciato questo posto. Ho chiesto a Matt di non toccarlo. Sono mesi che sto studiando il sangue dei soggetti più giovani. Mi serve per il siero. Ok, ma come faccio a catturare la ragazzina senza uccidere gli altri? Non ne ho idea. Inventati qualcosa, non lo so. Mi serve la ragazzina con la maglia rossa. Peccata stronzetta, cazzo! Ah!
Santo! Ah, capitano, è pisciato sulla moto. E colonnello non vuole animali domestici sull'isola. Il tenente ha bisogno di una cavia. Ah, vedo che andate molto d'accordo. Tu e il tenente Whittaker. Faccio solo il mio lavoro, signore. Bene, è la cosa migliore. Il colonnello non ammette amicizie tra soldati e ufficiali. Oh, no. Questo non è il mio caso. Bravo. Perfetto. Signor, sì. Ok. Aspetta. Sono organismi biologicamente incasinati. È complicato calcolare il dosaggio. Aspetta, ferma. Ok, ci sono. È su questo che sto lavorando. Resiste ancora qualche secondo. Tienilo. Cos'è? Oh, merda. Porca puttana. Ma che diavolo? Non so cosa ci hai messo, ma quella roba picchia parecchio. Cazzo! Aspetta. Tu non vuoi creare un'arma biologica? Oh mio Dio, stai cercando una cura. Speravo. Una volta recuperata la linea cellulare alla Cloverdale, di poter creare anticorpi in grado di contrastare gli effetti del virus. Gesù. Ma tutte le ricerche e tutti i mesi di lavoro non hanno portato a nulla. Non posso salvarli. Non esiste modo per invertire il processo. Rialzati, resisti sempre e riprova. Non hai visto cos'è successo? Le cellule di quel bambino sono letteralmente esplose. È per questo che non puoi mollare. Cosa? L'hai chiamato bambino. Sai quante creature come lui ho ucciso? E non mi è mai passato per la testa che un tempo fossero persone. Ho conosciuto una ragazza che parlava così dei furiosi. Per lei erano persone malate. Credevo che fosse matta, ma in realtà la vedeva come te. Pensi che sia matta? No. Anzi, sei la prima sana di mente che incontro da 2 anni. Ricordo la notte in cui ci siamo separati. E la verità è che non ti ho persa quando sei salita su quell'elicottero, ma la sera dopo. Io e Boozer siamo arrivati al campo profughi in cui pensavamo di trovarti. Ma i furiosi erano ovunque, gli elicotteri bruciavano e le urla erano strazianti. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, ma restavano solo corpi. Corpi dappertutto. Ho guardato in faccia ogni singolo cadavere, saranno stati 1 migliaio o più. Ho controllato 1 a 1, quella è la notte in cui ti ho perso.
Boozer. Boozer, lui ha cercato di... ha cercato di tenermi in piedi per i 2 anni successivi, ma io ero come svuotato, me ne fregavo. Poi ho visto in cielo un elicottero della Nero e ho iniziato a sentire qualcosa. Così ho pensato, vaffanculo, fanculo! Perché se ancora viva la troverò e fuggiremo in moto senza guardare indietro. Non voglio far parte di una milizia, combattere una guerra o vivere in uno schifo di campo. Perché sei ancora qui, allora? Sono qui per te. Ti dedichi anima e corpo alle ricerche. Non hai mai smesso di lavorare. Mentre gli altri pensano solo a sopravvivere, tu cerchi di salvare il mondo. Sì, beh, senza troppa fortuna, direi. Quindi rialzati. Resisti sempre. E riprova il possibile. Sul serio? Mi aiuteresti? Sì, certo. Perché so che tu credi in questo. Non arrenderti. Andiamo a nord. Quello è l'unico modo. Fingeremo di cercare scorte. Sì, ma senza tornare. Come 2 disertori. Se dovessero prenderci, finiremo alla furca. Ma saremo insieme. Signora? Sì? Dick, il colonnello ti cerca. Sì, vado. Fai i bagagli e torno presto. Grazie. Sì, signora. Caporale St. John. Colonnello. Su, vieni con me. Siamo pronti? Sì, colonnello. Sì, signore. È tutto in ordine. Ah. Il carico è sulla moto. Non sono sicuro di capire. L'arma del tenente Weaver, infine, è pronta. Dobbiamo solo testarla. Cazzo, sì. Inceneriamo Nord? Qualcosa non va, caporale? No, signore. No. Splendido. Non vedevo l'ora. Così mi piaci, ragazzo. Signori, questo è l'inizio di una nuova era. Coraggio. Tenente Weaver, Ok, io credo che... Io credo che dovresti aspettare qui e lasciar fare a me. Cosa? Vuoi farti ammazzare? No, per questo preferisco andare da solo. Senti, non possiamo affrontare un'intera orda in una volta sola, neanche con le super Molotov di Weaver. No. Quindi... penso che scenderò lì. Mi farò notare, attirerò un gruppo per volta, poi correrò come un dannato. Troverò un modo per rallentarli e piazzare qualche trappola. Poi li faccio esplodere tutti. Senti. Se usciamo allo scoperto in 2 sarà il caos. Rischiamo di attirarceli contro a vicenda. Meglio saresti qui. Tieni d'occhio la scena. Se si mette male, scendi in moto e mi tiri fuori da lì. O hai un piano migliore? Non ce l'ho.